Felix the Cat, the wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the Cat, the wonderful, wonderful cat. You'll laugh so hard, your sides will ache, your heart will go pitter-pat. Watching Felix the Wonderful Cat. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You never know what he'll do next. So don't even try to take a guess. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. He's so much fun for everyone. No one can question that because it's Felix, the wonderful cat. E rieccoci, rieccoci qua, tornati con la nuova puntata di Felix 5.9. Siamo arrivati alla stazione. È passato un mese per ricaricare le batterie, eh, è cambiato un po' l'assetto del programma perché Giorgio Guaitoli adesso seguirà eh, solamente dietro le quinte il programma, fornendoci delle notizie importanti sia locali che nazionali. Saluto il mio nuovo compagno di viaggio, Ruben Giovannoni, buonasera. È cambiato l'assetto tattico, ma comunque noi ci siamo sempre. Ciao. Saluto naturalmente paura. Morgan in regia e uh, andrei a ricordare i contatti con cui potete interagire nella nostra trasmissione. Voi potete scriverci al 340 088 93 13 sms whatsapp come sapete, come voi che ci seguite tutti i giorni, potete contattarci anche via mail a info-radio5.9.it Aggiungo anche che potete seguirci naturalmente sulla nostra pagina Facebook personale Felix-Radio 5.9 e potete seguirci sulla pagina maestra della radio che è Web Radio 5.9 sempre su Facebook. Io andrei a presentare subito l'ospite del giorno che come sapete abbiamo per ogni puntata. 56 anni, se non erro poi mi correggerà, ex calciatore di ruolo mediano, ci dice, ci dice eh, nel 2014 viene riconfermato alla guida della città dei Pico, anche lui, come tutti i nostri sindaci dell'area nord, a percentuali discretamente bulgare. Signore e signori, qui con noi Maino Benatti, buonasera, sindaco di Miranda. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, partiamo subito con una domanda che risulta di rito. Eh, secondo lei, è meglio un politico mediano o un politico punta? Ad esempio un politico punta potrebbe essere Matteo Renzi, cioè quali sono i politici più importanti? Quelli che lavorano dietro le quinte oppure quelli che si, eh, che si sponsorizzano meglio, che si sanno sponsorizzare meglio? Ma io credo che la politica avrebbe bisogno di tutte le persone che eh, cercano di dare qualcosa al loro paese, poi ogni persona ha le proprie caratteristiche, io sono sempre stato un mediano per, sia nel calcio sia nella mia Passione che è la politica, e cioè lì, con l'idea di mettermi a disposizione più che essere il punto di riferimento di un progetto o così via. Ecco, eh, ci può raccontare un po' i suoi esordi? Come com è iniziato, ne ho purtroppo 58 e non 56, ma <ride> seguito quello, il sito sì, seguito il sito. Eh, quello è di, di due anni fa, naturalmente, quindi. È. Eh, ma va benissimo, anzi mi fa piacere che mi abbiate date due, due anni di eh, iniziato? Io ho iniziato un po' come avete, credo, iniziato voi a fare questa attività, cioè da ragazzino, io avevo 16, 16 anni, 17 anni, ho incominciato a pensare, io abitavo in una frazione di Mirandola, Gavello, che si potesse fare qualcosa per i giovani. E allora, assieme ad altri, costruimmo un circolo giovanile. Un circolo giovanile che gestiva la piccola biblioteca che c'era nella frazione, gestiva un cineforum, faceva un giornalino che si chiamava Gestetner, un nome strano, e, e in più faceva, per esempio, iniziative con la scuola, allora ancora la scuola era a Gavello Cera e faceva tipo teatro, rappresentazioni per i bambini. E questa è stata l'attività, da lì poi è nata l'idea che si potesse guardare anche al comune, guardare un po' più in largo e ho messo a disposizione, come dire, mi è sempre piaciuto fare questa attività. Per, eh, per tutti i cittadini insomma. si parlerà circa degli anni 80 eh, dunque eh, erano diciamo io sono del 57 quindi era intorno al 73 74 75 eh, sono stato generoso come esatto. sai? oggi <ride> siamo generosi però praticamente no eh, gestetter sì allora ah, questa è bellissima eh. però gestetter perché perché allora si andava con il ciclostile sì. e noi andammo io personalmente perché allora conoscevo un po più dei gli altri in Modena, andai a Modena in un negozietto a comprarmi una, eh, una, un ciclostile e a mano usato e così via. E il nome del, era Gestetner, che poi è una marca di, di, eh, di, ciclo di ciclostile ciclo e di altri strumenti di copiatura, insomma. E da allora nacque quel giornale che si chiamava Gestetner. Tutto, mh, i, cioè, diciamo, diamo un'area una collocazione politica, tutto nella sinistra. Allora, allora, a 16 anni, 17 anni, diciamo così, c'era un'idea che l'essere a disposizione dei cittadini, mettere a disposizione il proprio tempo e così via, voleva dire in parte anche essere di sinistra. Allora, esatto. allora voleva dire così, eh, però c'erano persone di tutte, che poi diciamo così, avanti negli anni, poi hanno fatto esperienze diverse, con i quali sono ancora amico, con le quali ha. Ha un rapporto ancora, ecco, anche se sì, con, come dire, con, con eh, lavori e con interessi diversi, ma ancora certo. quell'esperienza ci ha sicuramente unito. Giustamente. Saltiamo un attimo di Paola in Frasca, perché poi questo è il bello del programma di Felix. Noi eh, andiamo avanti e indietro gli ospiti eccetera eccetera eh, andiamo all'inizio degli anni 2000 eh, lei è stato un fondatore dell'associazione insieme per la scuola don Milani quindi persona, sì. persona attiva anche nell'associazionismo ci vuole spiegare un po' che, di che cosa si tratta di cosa tratta questa realtà allora adesso non esiste più questa, questa purtroppo questa associazione anche se ne avremo molto bisogno lì ci si trovò in, in un gruppo di genitori e in quel caso erano genitori ma poi abbiamo anche coinvolto anche insegnanti, abbiamo coinvolto anche studenti con l'idea che eh, la scuola doveva essere migliorata non solo dal, dal proprio interno, non solo perché ci sono leggi, perché ci sono regolamenti, perché ci sono rapporti interni alla scuola, ma perché la società. Vede nella scuola qualcosa di importante, di fondamentale nella costruzione del futuro delle nuove generazioni e quindi di, deve esserci dalla società qualcuno che stimola questa innovazione, questa capacità di stare sul pezzo della scuola. E nacque così l'idea che, e lì c'è il nome di Don Milani, perché è, è l'idea che ognuno deve essere interessato alla propria società, alla propria comunità. Eh, e quindi in quel caso noi avevamo un interesse specifico che era quello dello sviluppo e della qualità della nostra scuola Giusto, Giustamente Vado io ancora, un'altra sì, domanda Allora parliamo eh, un attimo adesso di attività politiche poi abbastanza sul concreto, lei è stato capogruppo dei, dei democratici di sinistra in consiglio provinciale, provinciale dal 99 al 2004. Eh, innanzitutto ricordiamo chi era il presidente della provincia? All'epoca io mi ricordo di, di Emilio Sabattini, però per motivi anagrafici non ricordo quello precedente. Chi era? Era Graziano Pattuzzi. Quando Gra io sono diventato consigliere provinciale. Il presidente era Graziano Pattuzzi, che poi è stato sostituito da, da Sabattini. Sabattini. Sì. Allora ci dica un po'. Che cosa ricorda di positivo di quel periodo? Poi mi ricollego a una domanda che viene Certo, dunque quel viene, periodo viene è stato, di conseguenza. È stato molto interessante perché la politica, come dicevo prima, ha tantissime sfaccettature e io ho avuto la fortuna nella mia esperienza politica di poter fare esperienze diverse. Questa esperienza aveva come caratteristica, perché si faceva, come dire, si faceva politica all'interno della provincia, la possibilità di guardare a progetti ampi, a progetti che erano molto trasversali, che erano, andavano oltre al rapporto con i cittadini perché lì si faceva riferimento ai trasporti, si faceva riferimento all'ambiente più in generale, si faceva riferimento alla scuola, ma eh, diciamo così nella programmazione di queste materie, non tanto nel rapporto diretto con i cittadini. Allora io penso che eh, ci sia la necessità assoluta di avere dei rapporti importanti con i cittadini, ma a volte bisogna anche riuscire ad alzare lo sguardo e poter anche guardare un po' più lontano. E la programmazione che lì avevamo e che lì potevamo fare ti dà la possibilità di guardare un po' più avanti. E per quanto riguarda, e questa è la domanda a cui volevo arrivare, la riforma delle province portata avanti dal governo Renzi, lei come, come la vede? Secondo lei uh, consegna un ruolo? Effettivo alla provincia oppure forse le province era meglio abolirle del tutto? Ma dunque, io devo dire che sono stato un po' critico su questa uh, riforma di Renzi. Prima di tutto perché per riformare la pubblica amministrazione non si, può, uh, non si può sfilare un pezzo e partire da quello con il rischio che crolli tutto l'insieme della pubblica amministrazione. Prima cosa. Seconda cosa, le province avevano un. E hanno, secondo me, una, una, ancora un ruolo, sapendo bene, come dicevo prima, che lì si affrontano tematiche di eh, area vasta, che sono, vanno oltre i comuni, perché, ripeto, il trasporto. Se io devo organizzare il trasporto non è che lo organizzo solo per Mirandolo, solo per Cavezzo, lo organizzo per un'area, tant'è che l'area più vasta che era la provincia, adesso tra l'altro faccio una piccola digressione: ehm, Seta che è eh, l'azienda la, la, che eh, gestisce il trasporto pubblico, non solo è Modenese ma anche Reggiana e anche Piacentina, cioè Piacenza, mh, pa, mh, Reggio e Modena hanno messo assieme le loro eh, aziende proprio per Fare una forza importante nella gestione del trasporto. Per dire. Quindi la provincia aveva una sua logica, il trasformarla così come è stata trasformata in qualcosa di ibrido, devo dire, da una parte mantiene ancora le stesse gestioni perché alla fine dovrà gestire tutta la parte del trasporto, della mobilità e quindi le strade e tutto il resto e dall'altra la gestione delle scuole, le infrastrutture scolastiche e così via. E quindi eh, purtroppo sarà un ibrido, sarà qualcosa di molto più eh, come dire, eh, debole ma avrà comunque ancora un compito importante e quindi rischia di essere una debolezza. Assolutamente. No, eh... A me piace, punza chiaro, comunque prego, stimolare, prego, prego. stimolare il, il, um, anche solo intellettualmente il dibattito. Tipo, questa è zona rossa, è chiaro. Zona rossa, no, ovviamente, te, parlando del territorio, <ride> si parla di zona rossa perché è zona del PD, da sé, se, sempre comunque colore politico sì, è rosso, sì. ma ci sta. È anche stato giusto così. <ride> Vabbè, poi io sono di parte. Ehm... Um, Insomma, in zona i partiti di sinistra hanno sempre avuto gioco facile, possiamo dirlo chiaramente. Ma eh, si è visto anche in casi come Bondeno che eh, anche qua in zona i partiti di sinistra possono perdere. Assolutamente. 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 Noi non dobbiamo mai dare niente per scontato. Ah certo. Perché <ride> abbiamo sempre bisogno che la le i partiti, le forze politiche, chi fa politica capisca l'umore dei cittadini, capisca quali sono le priorità dei cittadini. Poi affrontando quelle priorità, o in un modo o nell'altro, ci si caratterizza dal punto di vista politico, ma si è in sintonia con i cittadini. E, a Bondeno, adesso, tu hai fatto prima riferimento a Bondeno, ormai sono diverse tornate elettorali che la sinistra perde. Eh sì. Allora perché? Perché prima di tutto serve nelle elezioni amministrative servono le persone giuste, le persone che hanno le caratteristiche che dicevo prima, cioè in sintonia con i cittadini, le persone che eh, sono fondamentali, naturalmente in un programma che sia in sintonia, ripeto, con e la capacità di essere eh, come dire, ehm, eh, volano anche di idee nuove. Se invece il candidato, la forza politica, si siede sugli allori, si siede e pensa di aver già conquistato tutto, è la volta buona che perde. Verissimo. No, eh, perciò eh, mi dice che a Bondeno è probabile che la classe politica dirigente comunque si sia seduta, diciamo. Diciamo così, io ho conosciuto i sindaci leghisti degli ultimi anni, io devo dire che dal punto di vista come dire, i, 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 valoriale e, di, e di ideologico, chiamiamolo così, non sono sicuramente in sintonia con loro, ma dal punto di vista amministrativo sono stati sindaci che hanno avuto eh, grande capacità di amministrazione e i risultati elettorali li hanno premiati assolutamente sì e noi sui meriti del centro-destra riconosciuti dal centro-sinistra facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo a parlare di cose che potrebbero effettivamente fare cambiare colore l'amministrazione <ride> E riccoci, rientrati qui per la prima puntata della stagione invernale di Felix 5.9. Ricordiamo l'ospite per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento Maino Benatti, sindaco di Mirandola. Ricordiamo i contatti con cui potete interagire con noi. Che sono il 340 088 93 13 SMS o WhatsApp, come preferite, diciamo, eh, per i più anzianotti sms, per i più giovincelli What's Whatsapp. Up. Mentre per ancora i più giovincelli sono fermati un po' prima di whatsapp c'è la mail in <ride> radio 5.9.it oppure c'è la pagina facebook pagina facebook potete seguirci web radio 5.9 oppure la nostra pagina facebook più intima felix Trattino, radio 5.9 allora noi torniamo eh, sui, sulle tematiche calde di oggi e parliamo di eh, dicevamo appunto tematiche che possono anche Ehm, dividere le forze politiche, perché no, e si parla ad esempio dell'ospedale di Mirandola. Eh, Ospedale Mirandola che è stato oggetto di referendum, di raccolta firme eh, per un referendum da parte delle opposizioni congiunte, se non sbaglio. Eh, leggo dal suo sito sindaco eh, il referendum sull'ospedale fumo negli occhi dei cittadini. Uh, il sindaco di Mirandola uh, Maino Benatti interviene sulla vicenda del referendum per l'ospedale cittadino Santa Maria Bianca con la raccolta di firme per indire il referendum sull'ospedale di Mirandola Forza Italia, Lega Nord e Movimento 5 Stelle stanno prendendo in giro i cittadini ci spieghi un po' cosa significa questo Beh, dunque significa questo che eh, l'ospedale di Mirandola non sarà chiuso e non è chiuso, non sarà chiuso e molto spesso la preoccupazione dei cittadini rispetto al futuro dell'ospedale ha trovato in alcune forze chi alimentava come dire, eh, preoccupazioni esagerate o comunque fuori dalle righe. Ehm, noi abbiamo tutti in questi anni mh, lavorato per salvaguardare la qualità dell'ospedale. Tant'è che, per esempio, a novembre dell'anno scorso noi facemmo un consiglio comunale aperto con la presenza de, dell'USL, del, dei medici e così via, proprio per fare il punto della situazione e dare una, uh, come dire, una, una dritta alla regione per poter uh, rafforzare la funzione del nostro ospedale. Le opposizioni, legittimamente, non credendo all'impostazione, non credendo alla. Alla, alla forza che il Comune poteva avere in, su questa strada hanno indetto questo hanno raccolto le firme per il referendum perché per me la raccolta di firme è un fumo negli occhi prima di tutto nel metodo perché la raccolta di firme è stata fatta non su eh, eh, l'ospedale in quanto tale ma il, la, 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 diciamo così, la, il quesito faceva riferimento alla possibilità di fare un percorso partecipato sull'ospedale e sul futuro dell'ospedale. Quale futuro dell'ospedale? Un percorso partecipato. Al che noi abbiamo detto se è questo, ma per quale motivo dobbiamo utilizzare il referendum, che vuol dire spendere 60.000 euro perché poi bisognerà organizzarlo, quando possiamo immediatamente fare, e noi siamo disponibili, il percorso partecipato. Se ritenete, e noi lo riteniamo, che questo possa essere un percorso ulteriormente. Come dire, di trasparenza, di, di capacità di capire le opinioni dei cittadini e così via, benissimo, però lo facciamo immediatamente, subito, senza fare il referendum. Non è, stato, non è stata come dire, accolta questa nostra disponibilità e loro sono andati avanti col referendum. Nel, me, nel merito, invece, qual è il problema? Il problema è che ci sono due i problemi dell'ospedale di Mirandola, che tra l'altro noi siccome abbiamo iniziato il nostro percorso partecipato, eh, con assemblee pubbliche, con incontri mirati con eh, gli operatori sanitari, con i sindacati, con eh, le organizzazioni anche di categoria e così via, sono due i problemi. Uno, i tempi, quindi abbattere eh, i, eh, le lunghe fila e le lunghe liste d'attesa. Due, i percorsi. Siccome l'ospedale di Mirandola è un nodo in una rete di servizi eh, sanitari che sono provinciali e regionali, il nostro ospedale ha una, deve avere delle caratteristiche particolari per stare, avere un ruolo, in, ruolo in, questo, in questa rete. Noi chiediamo che questi ruoli siano eh, dimostrati a pieno e che la regione, l'USL per esempio, Mantenga il punto nascita, tengo presente che il punto nascita verrà eh, inaugurato o il 3 o il 10 di ottobre, quindi vuol dire che anche qui si rafforza la presenza di questo ospedale. Eh, abbiamo chiesto che eh, la lungodegenza e lunga assistenza venisse ripristinata tutta dopo il, il terremoto, una parte di questa ancora non è stata ripristinata perché una parte dell'ospedale deve essere ancora eh, eh, ricostruito. E poi abbiamo detto. L'ospedale di Mirandola ha una caratteristica particolare, è un ospedale di frontiera, di confine, per cui deve essere qualificato in modo che attiri, non perda delle persone perché queste persone vanno nel Mantovano, ma che abbia le caratteristiche tali per cui invece riesca ad attirare in, eh, qui a Mirandola quindi nell'area nord altre persone che trovano qui dei servizi importanti. Quindi un ospedale per questi per i nostri cittadini ma anche per la possibilità di avere cittadini che vengono a Lombardia. Questo è importantissimo per qualificare l'ospedale ma anche importantissimo per l'USL e per la regione perché vorrebbe dire non perdere risorse anche economiche. Cioè praticamente la concorrenza tra ospedali e comunque di frontiere esatto. por vorrebbe portare proprio più qualità. Ah, esatto, esatto, che poi non è una concorrenza ma è una esatto, presenza cioè... di due offerte e, e credo che se noi qui abbiamo le le tempi lunghi, percorsi difficili per trovare le, le, le risposte alle esigenze dei cittadini, qualcuno poi si sposta. Esatto. Allora invece io penso che noi su queste due questioni dobbiamo assolutamente eh, qualificare l'ospedale in modo che questo... Avvenga a tutti. La, la posizione della regione su tutta questa vicenda, sia sul fatto del referendum, se si è espressa o no, non lo so sinceramente. Appunto, chiedo a lei proprio perché è più informato e sul fatto di, del. De, di un taglio così importante ai fondi per la sanità eh, ovviamente poi dec deciso penso a livelli più alti assolutamente così la sanità da anni ormai vive una situazione di continuo taglieggiamento chiamiamo così, certo. diciamo così eh, devo dire che l'organizzazione sanitaria ha ancora spazi per migliorare dal punto di vista proprio organizzativo e questo vorrebbe dire sicuramente eh, affrontare questi tagli con un po' meno preoccupazione detto questo è sicuramente eh, come dire, problematico trovare sempre tutti gli anni un equilibrio di bilancio quando tutti gli anni le risorse sono meno. Per quanto riguarda la Regione, dice, per quanto riguarda il nostro ospedale, l'ospedale non chiude, l'ospedale si riqualifica, siamo disponibili ad intervenire per esempio anche su chirurgia ortopedica, su altre situazioni puntuali. Dice eh, anche un'altra cosa è disponibile a eh, ragionare per un progetto unico di ospedale tra Mirandola e Carpi, perché un'altra delle questioni era questa e noi siamo interessati a vedere abbiamo chiesto già alla Regione che questo possa avvenire attraverso un, uno studio di prefattibilità. Che ci possa far capire se è fattibile un'operazione del genere. Esatto. E allora, noi insomma, ci auguriamo che l'Ospedale di Mirandola continui ad essere un baluardo importante per il nostro territorio. Eh, noi facciamo un altro brevissimo stacco musicale, poi torniamo qui. Parliamo di nuovo di scuola. Tornati a Felix. Felix, l'appuntamento diciamo politico, politico di Radio sì. 5.9. Nel palinsesto si respira aria di politica, però, fatta seriamente: cioè, noi, noi se ne parla e non si critica. Noi siamo per la buona politica, assolutamente. E ogni tanto ce Ci ne vuole. vuole. E nei media si tende a strafare, noi non strafacciamo mai, non strafacciamo soprattutto, <ride> nemmeno con l'italiano. Ma ricordiamo i contatti. Ricordiamo i contatti, potete interagire con noi su SMS, come dicevamo i più anziani, Whatsapp, i più giovani al 340. 088 9313 potete scriverci sulla mail info-webradio 5.9.it potete seguirci sul, vabbè, sul sito chiaramente perché abbiamo lo streaming lì eh, www.radio 5.9.it su Facebook le nostre due pagine webradio 5.9 e felix-radio 5.9 e anche volendo su twitter felix on the radio avete tutte Perfetto, le possibilità no? per seguirci il più possibile non avete più scusa. Prego con la domanda. Con la domanda. Allora andiamo a parlare, abbiamo parlato un bel po' di tematiche locali, eccetera, eccetera. Adesso andiamo più su una tematica di livello nazionale. Il ministro Giannini, eh, leggo dal, dalla fonte Corriere della Sera, è stato contestato eh, dagli insegnanti alla festa dell'unità. Il titolare dell'istruzione è interrotto dalle urla di alcuni docenti durante il suo intervento alla kermesse del partito. In platea anche cartelli e striscioni contro la riforma. È stata contestata da un gruppo di una trentina di insegnanti Stefania Giannini, il ministro dell'istruzione alla festa eh, dell'unità eh, di Milano. Non appena il ministro ha detto che è stato firmato il decreto Alternanza Scuola-Lavoro, uno dei docenti che fanno parte del comitato 3 Ottobre ha gridato: Questo è sfruttamento. Adesso, a scanso di tutte le polemiche che si fanno, chiedo a lei, Sindaco, se, co come vede questo provvedimento che è la buona scuola, eh, se è veramente rivoluzionario a tal punto da far perdere il consenso da parte degli insegnanti da Renzi, eh, e come la vede lei appunto che non è proprio della, dalla parte politica di Renzi, visto che lei insomma, ha militato sempre in PC, PDS, DS e Partito Democratico. Ma io penso che la scuola abbia bisogno di una grandissima attenzione. Grandissima attenzione perché la scuola è dalla scuola che si costruisce il futuro di un Paese. Lo dico anche qui, non è uno slogan è perché se uno va a vedere le ricerche internazionali, laddove la scuola è finanziata, è, è curata, è, ci sono le eh, maggiori possibilità di crescita e le maggiori possibilità di essere un paese eh, intraprendente e eh, competitivo là dove la scuola è una parte, come dire, un pezzo della pubblica amministrazione, tra virgolette e basta, è un disastro, è un disastro. Allora, quando dico che bisogna massima attenzione, vuol dire massima attenzione su tutto ciò che fa riferimento alla scuola. Prima di tutto sto pensando agli spazi. Noi siamo in una situazione in Italia e per fortuna non è nel caso dell'area nord dove da dopo il terremoto possiamo dire che abbiamo quasi tutte scuole nuove, molto moderne e con la possibilità di avere una vita lunga e di qualità per i, i ragazzi. E, però alle scuole nazionali, in gran parte le scuole nazionali sono un disastro, sono ancora... Molto spesso all'interno di edifici storici per cui non ci sono le palestre, per cui piove dentro, per cui ci sono il, il sistema di sicurezza di, non ci sono. Cioè tutta una serie di questioni che vanno assolutamente affrontate. Io credo che bene o male eh, Renzi, in questo caso, abbia visto giusto, nel senso che ha messo dopo tanti anni dei soldi a disposizione delle scuole con investimenti, anche, anche nostre scuole hanno avuto eh, la possibilità di attingere da, questi, da queste risorse e devo dire che eh, questo è un passo giusto eh, per quanto riguarda la qualità della scuola. La seconda cosa è la riforma, il rapporto con gli insegnanti. Anche qui io devo dire, per l'esperienza che ho di padre più che altro, che bisogna che qualcuno, anche qui la scuola non può essere una parte della pubblica amministrazione come tutto il resto. Nella scuola si c'è una responsabilità enorme da parte degli insegnanti, perché è lì che crescono assieme con la famiglia, assieme alle altre associazioni e così via, i ragazzi. E lì eh, gli insegnanti hanno una responsabilità enorme e non tutti gli insegnanti, devo dire, sono all'altezza di questa responsabilità. Allora è necessario che ci sia qualcuno che possa in qualche modo eh, valutare e possa anche scegliere eh, gli insegnanti con una grande responsabilità capisco in questo caso c'è tutta la polemica ma il preside, manager e tutto il resto ma io credo che anche i presidi debbano essere sottostare a delle verifiche importanti rispetto a ciò che hanno fatto ai risultati che hanno ottenuto non dal punto di vista economico dal punto di vista dopo qualche anno perché i risultati li vede la famiglia, li vede la società e quindi bisognerebbe capire, per esempio, dopo qualche anno gli, i ragazzi che sono usciti da quella scuola che risultati hanno avuto all'università, che risultati hanno avuto nel posto del lavoro e così via. E quindi, dopo qualche anno, capire se quella scuola ha avuto la capacità di dare un indirizzo, una forte educazione, una forte come dire, capacità di auto, eh, autonomia da parte dei ragazzi e poter essere poi dei cittadini. Questo è il punto. Io purtroppo molto spesso vedo da parte di una parte degli insegnanti una difesa d'ufficio di, non dico una... una un privilegio perché insegnare, ripeto, non è un privilegio ma una responsabilità, ma di una situazione oramai, come dire, eh, standard, stagnante e per cui eh, non, ci si, non si possa assolutamente migliorare anche dal punto di vista della qualità dell'insegnamento. Io penso invece che, così come gli spazi, così come l'organizzazione, e qui dipende dal preside, così anche la qualità dell'insegnamento deve essere monitorato, verificato e così via. E quindi io credo che in parte, Ripeto, in parte eh, Renzi questa volta sulla scuola abbia eh, centrato l'obiettivo. Tra l'altro leggevo un articolo eh, di, del, sul foglio di ieri, eh. <ride> e qui siamo, par siamo partigiani dall'altra parte, no? eh, che in cui sì, insomma, venivano un po' derisi questi insegnanti che parlavano di deportazioni insomma, per sì. quanto riguarda l'assunzione a tempo indeterminato, però lontani da casa. No, e più che altro sul foglio devo dire la mia perché no, cioè, non capisco come possa un giornale essere tanto vicino a me. Quanto tanto lontano da me. Ogni tanto si avvicina, ogni tanto si allontana. C'è del liberismo, c'è dell'ignoranza, c'è dell'altissima dell <ride> sì. cultura. Tocca delle punte, e dei picchi e poi va giù tantissimo. Però, Sai, cioè io iniziato, ho, presta, ho iniziato a prestarlo da quando me l'hai detto. Eh. Foglio esatto, un giornale. Esatto, no, assolutamente. Poi con Cerasa adesso. Eh. Vedremo, vedremo come andrà, ma abbiamo parlato di. No, di... Parliamo. No, abbiamo parlato di. Siamo più o meno a metà puntata, perché ricordiamo, il sindaco ci si dovrà lasciare più o meno tra una mezz'oretta. Abbiamo introdotto nella versione invernale di Felix il pagellone. Il pagellone insomma, si intende i voti che si dà uh, alle personalità politiche più vicine all'ospite, ma non solo. Ad esempio, io comincerei subito con Renzi, cioè lei che voto dà a Renzi come giudica il suo, il suo operato finora al governo uh, del nostro paese. Un voto oggettivo Un voto. Sì, sì, sì. da 1 a 10. Dunque, intanto allora, eh, mi date una grande responsabilità e non credo di <ride> avere neanche dei meriti tali per, per poter dare dei voti a persone che posso, delle quali posso condividere eh, l'opinione o anche non condividerlo, ma credo che eh, insomma, mh, possono avere alti livelli, livelli diversi rispetto alla mia esperienza e quindi difficilmente posso capire anche... Come dire, tutto il, come dire, ciò che sta dietro a certe posizioni e così via. Renzi, io penso che l'Italia aveva bisogno di una scossa, aveva bisogno di una, qualcuno che incominciasse a mettere in fila alcune riforme e potesse portarle a casa. Poi devo dire francamente che su alcune ho dei dubbi, dubbi nel senso di come sono state costruite, come sono state proposte, non tanto della necessità o no di eh, fare queste riforme. Sto pensando a quella della scuola, abbiamo appena parlato, sto pensando a quella della pubblica amministrazione, dicevamo prima degli insegnanti. Sto pensando per esempio alle riforme istituzionali già dicevamo prima della provincia che poteva essere affrontata in modo diverso ma è sicuramente importante che eh, Renzi abbia dato questo come dire, slancio, questa possibilità di eh, rompere una stagnazione, ripeto si poteva fare meglio e quindi io darei 6,5 ma la sufficienza c'è si quello... passa a settembre con 6,5 <ride> <con sei, perciò. ride> anche con 6 Andiamo avanti, parliamo del neo presidente della regione, Stefano Bonaccini, secondo lei sta affrontando bene la crisi istituzionale delle regioni, insomma la crisi anche di rappresentanza, viste le percentuali che sono andate a votare, e come si sta rapportando a voi sindaci dell'area nord eh, per quanto riguarda il terremoto e quant'altro? Io qui sono un po' di parte, nel senso che è un amico, conosco Stefano Bonaccini da vent'anni, perché lui è originario di modena e quindi conosco bene. Ehm... Io devo dire che il rapporto che abbiamo costruito con Stefano è un rapporto importante che continua quel rapporto che avevamo prima con Errani, con Vasco Errani, che tra l'altro eh, ringrazio pubblicamente del lavoro fatto in, negli anni subito, nei mesi subito dopo il terremoto e, e credo che proprio per, come dicevi tu, eh, abbia una grande responsabilità Stefano Bonaccini adesso dal punto di vista politico. Perché Ricostruire la fiducia e l'interesse dei cittadini Emiliano Romagnoli per la politica è, è importante e non è semplice perché lui ha vinto, se non ricordo male, col 37%, esatto. con un'affluenza un un del 37%. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che quasi due terzi dell'elettorato non, non era interessato ad essere protagonista di questo passaggio. Soprattutto in Emilia tra l'altro in Emilia dove la partecipazione, mm. l'interesse per, eh, per le cose politiche è sempre stato molto alto. Quindi è una grande responsabilità, io penso che per le, cose, le prime cose che ha fatto sul lavoro, che ha fatto sul terremoto, ha fatto sulla, sulla, um, sui trasporti perché abbiamo iniziato adesso un nuovo percorso sui trasporti e così via, io credo che potrebbe essere un, un buon primo cittadino dell'Emilia-Romagna eh, tale per cui si possa davvero ricostruire questa fiducia. E quindi, io darei sette e mezzo. Sette e mezzo, beh, è buono. Molto buono. Molto buono. molto buono. Andiamo avanti, ancora, parliamo. Ecco, andiamo a livello nazionale. Grillo, che è il leader del partito, insomma, per ora è il maggior partito di opposizione al PD. Tra l'altro, lei con Grillo ha avuto anche un incontro ravvicinato, visto che vi siete, vi siete trovati per una donazione. Se non due, erro, due, due, due o tre volte è venuto a Mirandola, sempre per quella donazione. Io ringrazio davvero sia Grillo che il Movimento 5 Stelle per quella donazione, una donazione che è andata alla palestra di Quarantoli, la palestra di Quarantoli proprio la prossima settimana inizieranno i lavori perché abbiamo già fatto l'appalto e così via. Purtroppo è stato un po' eh, il, come dire, il percorso progettuale e di eh, verifica da parte della regione è stato un po' tribolato per alcune cose, ma devo dire che ripeto la prossima settimana partono i lavori. Quindi ringrazio davvero questa loro disponibilità e presenza. Grillo. Anche qui eh, è come dire, un sintomo, secondo me, di un malessere della nostra società, della società italiana, il grillo. Perché se la politica avesse fatto il suo mestiere negli anni scorsi, non c'era bisogno di grillo. Poi io credo che sia non, non rappresenti naturalmente per me, ma credo per tanti altri cittadini italiani, la cura del male. Rappresenta come dire, la febbre, rappresenta ciò che c'è sotto il malessere della politica, cioè anzi, la politica eh, del, 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 dell'intrallazzo, eccetera, eccetera, avevano bisogno di qualcuno che dicesse: no, bisogna andare oltre, bisogna superare questa cosa. La politica si era troppo come dire, infangata in questi anni, e credo che l'idea che la partecipazione potesse essere, come dire, ehm, eh, sviluppata anche attraverso i nuovi sistemi, la rete e così via, ha dato un'altra un speranza al nostro paese. Poi Grillo, secondo me, non ne, becca, ne becca molto poche po', po di eh, questioni e di risposte ai problemi, perché sia sull'immigrazione, sia su tutta una serie di altre cose, credo io non, con, non condivido assolutamente l'impostazione che è da lui. Devo dire che adesso eh, tutti debbono tener conto di questa presenza, eh, di questa eh, offerta politica eh, che piaccia o no, che sta diventando sempre più eh, importante. Eh, da questo punto di vista posso, potrei. Io eh, difficilmente darò dei voti negativi, do, do sei 6 nel senso che ha sicuramente capito una situazione, eh, coperto una, un, un buco, diciamo così, nella politica di chi ormai non ne poteva più di un sistema politico eccetera eccetera di una politica fatta in un certo modo e è sporca e è davvero eh? e che quindi eh, come dire aveva voglia di eh, in, impegnarsi su un altro versante su un altro, in un altro modo di fare politica tant'è che molti sono i giovani che hanno seguito Grillo e io credo che anche per questo lui ha una grande responsabilità perché un conto è, ripeto, è, si è bravi a sollevare le questioni, a vedere i problemi, ma è, eh, Grillo è meno bravo a risolverli. Questo è vero, questo è vero. Anche se durante la, la prossima festa del Movimento 5 Stelle, che si terrà a Imola all'Autodromo, tra l'altro. che posticino piuttosto piccolo, mi hanno eh, detto. Sì, sì, sì. Eh, Discreto. Sì, discretino, <ride> un po', po' come il circo massimo l'anno scorso. Beh, ehm, si, si parlerà di appunto risoluzione dei problemi e di, e di M5S, Movimento 5 Stelle, al governo. Perciò attenti perché c'è il pericolo che le soluzioni poi arrivino. Tra l'altro, <ride> leggevo adesso. che stanno anche cambiando il metodo di reclutamento È dei, esatto. dei militari. Ci, de ci, ci dei stanno provando. Cioè, io credo che stiano iniziando a capire che. Di problemi ce ne siano stati Proprio per questo atteggiamento Di pura sfida alla politica E di ehm, Non, non sono mai stati Esatto, non sono mai stati capaci poi fondamentalmente Di arrivare al dunque, anzi Quando ci sono arrivati con i loro metodi Hanno fatto la strada giù in Sicilia sì, Che poi. non è praticabile no. praticamente <ride> e, Ma non è una critica È, un, è oggettivamente così e se, Io credo che mh, Anche Grillo se ne stia accorgendo Nonostante abbia sempre difeso a spada tratta la sua creatura fondamentalmente, tutti i suoi pupilli diciamo, adesso credo si sia stancato. Sai, io ho, ho iniziato a fare politica pensando che il tema fondamentale della politica deve essere la salvaguardia della democrazia. Vero. Poi dentro ci può stare di tutto. Se qualcuno sbaglia e non riesce a trovare sintonia con l'elettorato e quindi non è capace di dare risposta ai problemi dei cittadini. L'importante è che se c'è qualcun altro che riesce in questa, in questa opera sia all'interno di un sistema democratico, per cui non ho grandi problemi rispetto al fatto che possa essere al governo grillo. L'importante è che si rimanga all'interno di un sistema democratico e, e si rimanga eh, come dire, con la capacità di eh, contendibilità del potere. Questo è il punto. Quindi, io penso che è la democrazia. Come si diceva come diceva qualcuno, eh, questa è la democrazia. Bello, no? Sì, cioè, vero. Ecco. vero. Andiamo con gli ultimi due: gli ultimi due. allora, Salvini. Salvini, è una, una nuova figura politica: io rischio di dare un'insufficienza. Rischio, rischio di insufficienza. Salvini, secondo lei, come giudica la propaganda insomma, che sta facendo verso l'immigrazione? Anche perché dopo andremo a dare il voto a un'altra istituzione, a altri due presidenti. Eh, o capi di Stato, insomma, che la stanno affrontando in maniera completamente opposta, diametralmente opposta. Ma io penso una cosa. Qui io sono veramente. All'opposto dell'atteggiamento della, dell di Salvini. Rispetto a ciò che sta succedendo nel Mediterraneo, lì c'è prima di tutto una questione di umanità. Cioè c'è un tema che va ben oltre la politica, anzi è molto prima della politica molto prima delle, delle, degli schiamazzi o delle chiusure. Delle, de... Lì c'è gente, bambini che muoiono perché vogliono venire via da una situazione di guerra, di povertà e di miseria. Questo è il punto. Poi se l'Europa, l'Italia sono incapaci di affrontare con metodi moderni questa eh, emergenza, vuol dire che qualcuno negli anni scorsi non è riuscito a guardare più in là della Sicilia, perché tutti eh, eh, gli elementi, i fenomeni che si vedevano in quell'area portavano a pensare che questo rischio era altissimo, cioè delle migrazioni. Eh, come dire proprio di massa da quelle aree, ma perché politicamente era instabile, ma perché la povertà è sempre più alta, ma perché lì eh, le situazioni sia politiche che etnografiche stanno cambiando. Cioè proprio per questo eh, c'è stata una miopia da parte dell'Europa e da parte dell'Europa. Detto questo: prima di tutto bisogna salvare le persone. Anche qui la polemica fatta in questi giorni rispetto ai profughi che arrivano e così via. Eh, il 90% dei profughi non vuole stare in Italia, intanto. Allora non si capisce qual è il tema rispetto eh, a, a ciò che è successo e ciò che purtroppo succederà ancora. Eh, L'Italia è proprio perché è stato miope l'approccio rispetto a questo problema è un, po un portile, è un porto, qui si arriva poi per andare da un'altra parte. Allora noi dobbiamo, assieme all'Europa, gestire questa dinamica, sapendo bene che no è molto complesso, lo so benissimo, si parte prima di tutto con una politica nei loro confronti, nei loro stati, capire se là riusciamo a, a, intanto a riappacificare quell'area, secondo a farla crescere. E si cresce quell'area sapendo bene che quella è un'area molto spesso in miseria perché gran parte dei problemi li abbiamo portati noi, perché quelli sono colonie che sono diventate autonome e indipendenti negli anni 60, cioè non, non secoli fa. Qualcuno oggi diceva su un giornale, sulla Repubblica mi sembra eh, Michele Serra, mm. diceva, bravissimo, sì, eh, diceva una cosa, diceva, se uno va a vedere gli inglesi hanno portato la loro civiltà, tra virgolette, con le armi nel no, oltre il 90% dei paesi del mondo. 90%. Ha fatto, faceva anche l'elenco di quelli dove non, non erano andati, perché era molto facile dire dove gli inglesi non avevano portato con le armi la loro civiltà. E adesso c'è la chiusura rispetto a quelli che vengono senza armi. Cioè loro hanno portato... Ecco, per dire l'importanza di... Eh, eh, ragionare, capire com'è questo problema e in più io penso a un'altra cosa, io qui faccio una battuta, poi se avete domande sono molto eh, qui c'è la polemica rispetto al fatto che qui nel, anche il, ecco in questo caso il sindaco di Bondeno, visto stamattina che faceva la polemica, che avrebbe fatto pagare di più la tasi, la l'UMI a chi avrebbe dato l'alloggio ai profughi. Allora, devo dire francamente che gli unici profughi che noi abbiamo nella nostra area terremotata sono quelli del 2010-2011 mandati qui da Maroni. No, bisognerebbe che qualcuno se lo ricordasse. Io ne ho due, a Milano ce ne sono ancora due di quelli, erano 30, oltre 30, sono andati tutti via, non, non sono più in Italia e ce ne abbiamo due. Bravi ragazzi che stanno facendo una formazione, stanno eccetera, però li ha mandati Maroni. Ecco, vorrei che fosse chiaro perché qualcuno si dime, immediatamente dimentica come sono andate le cose quando fa comodo. Io credo che invece sia una cosa molto complessa che non può essere strumentalizzata per due voti. I, i bambini che muoiono in mare, le famiglie che muoiono in mare non possono essere strumentalizzate per due voti. Sicuramente c'è stato, come dicevo, un'incapacità dal, punt dal punto di vista organizzativo e della preveggenza di questa situazione da parte dell'Occidente, prima di tutto dell'Europa, che non ha capito cosa stava succedendo. Ecco, quindi a questo punto... Un... Ah, su, ecco lì il rischio... Su... Facciamo 5. 5, 5, Salvini, 5. 5 Salvini, 5 Salvini e poi vabbè, dopo c'è eh, insomma la coppia Merkel-Hollande che stanno gestendo la situazione in un certo modo e l'Unione Europea. Beh, io francamente l'Europa la vedevo e la vedo come un'altra cosa rispetto a quella che... Si, mh, si, si sta costruendo o altrimenti si sta abbandonando, non so come adesso. Perché? Perché io pensavo che l'Europa, che nasce dai valori della, io penso, della, della rivoluzione francese, debba mantenere questi come valori fondanti e eh, in una società come quella europea, dove la cultura e la capacità di essere protagonisti rispetto al mondo che sta cambiando potrebbero essere di altissimo livello, io credo che gli ultimi, eh, come dire, la classe dirigente europea non abbia più in mente questo disegno, non abbia più in mente il disegno di, una, eh, di un paese, io lo chiamo paese, di una, di una na nazione che ha come riferimento il tema della solidarietà e del progresso. Qui ormai io li metto assieme, Hollande e la Merkel, perché la Francia avrebbe la capacità di togliersi da questo impaccio, se volesse. Invece vedo che mh, vanno avanti molto spesso a braccetto e la cosa mi dispiace molto. Anche perché poi uh, Hollande fa parte della famiglia del PD a livello uh, europeo e quindi, davvero, la cosa, la cosa mi dispiace ancora di più. Abbiamo bisogno di. Lì c'è la paura. C'è la paura, perché sia sulla migrazione ma anche sul tema del debito, c'è la paura che, che prevale rispetto invece al coraggio, alla capacità di essere forti con i propri valori che possiamo esprimere in tutto il mondo. È un'area tra le più avanzate, più ricche, più, eh, con una cultura importante. Dovrebbe essere messa a disposizione di tutto il mondo. Invece l'Europa cerca di ritagliarsi un pezzetto cercando di sfuggire alle proprie responsabilità. Io penso che questo sia enormemente sbagliato. L'Europa deve essere propositiva, deve essere... allora i cittadini riprenderanno ad avere nell'Europa un giudizio positivo. Adesso voi sapete che. Eh, sono pochissimi i cittadini europei che pensano che l'Europa sia un'opportunità e questo è un disastro perché l'Europa è nata per uh, mantenere questo uh, continente in pace se dovesse rompersi questo equilibrio il rischio è quello che abbiamo visto uh, cent'anni fa e quello che abbiamo visto 65 anni fa cioè guerre mondiali e visto che Qualcuno sto pensando Ucraina, Russia, sto pensando Balcani, sto pensando eh, Turchia e, e Grecia, cioè eh, delle scintille, delle situazioni di eh, pericolo per la pace eh, si stanno piano piano amplificando e questo sarebbe un dramma. Eh beh, certo. E eh, una sorta adesso è difficile anche chiedere un voto, però come, come... Un voto io alla ecco, gestione del problema. Io, io dico questo, allora do un'insufficienza alla classe dirigente, mm -hmm. cioè a Merkel e Hollande, e do una sufficienza sulle potenzialità all'Europa. Assolutamente giusto, secondo me. Un, un voto equilibrato, diciamo. 5 al 6. dal 5 al 6, quando ti salvavi. 5 esatto. esatto. al 6. Ultimi 5 minuti di trasmissione con il, con il nostro ospite, il sindaco di Mirandola, Maino Benatti. Benissimo, questo è Felix. Felix, eh, il punto della politica del palinsesto di Radio 5.9. Potete contattarci eh, al solito con i contatti che vi ricordiamo, con la voce sua dente del nostro Niccolo Guicciardi. Potete scriverci su sms whatsapp al 340 088 9313, sua dente per modo di dire, sulla pagina facebook web radio 5.9, sulla nostra pagina facebook felix-radio 5.9, su twitter hashtag felix on the radio e naturalmente sul sito internet in cui seguire lo streaming www.radio5.9.it Assolutamente sì. A che punto siamo con la ricostruzione? A Mirandola. Beh, io sono abbastanza contento nel senso che la parte privata, che vuol dire case, abitazioni e vuol dire eh, produttivo siamo oltre il 60% ormai della ricostruzione io, e questo credo sia un buon risultato dopo tre anni sapendo bene che eh, come dice, partivamo da una situazione davvero drammatica. Le preoccupazioni più grandi sono per la parte diciamo così, delle opere pubbliche. Eh, per la complessità degli interventi e dei progetti per il fatto che il 99% di queste sono, eh, devono passare dal vaglio della, della sovrintendenza con i tempi, le procedure, le preoccupazioni che purtroppo eh, devo dire questo passaggio dà a tutti. Eh, noi andremo nei prossimi mesi a eh, noi abbiamo già dato gli incarichi per il progetto per tutte le opere. Incominceremo quasi sicuramente, adesso, inizia, inizia adesso il cimitero, la monumentale di Mirandola, la ricostruzione, inizieremo entro la fine dell'anno dovremo iniziare con il teatro e poi piano piano tutte le altre opere. Purtroppo l'opera che ci stava più a cuore, che volevamo ricostruire il più presto possibile, che era il municipio, eh, è quello più... Problematico dal punto di vista architettonico, strutturale di recupero. Per quale motivo? Perché lì, allora, almeno i tecnici ci dicono che è stato costruito in, con, uh, come dire, negli anni, sia nel 1400 che esatto. poi dopo, <ride> negli, al, negli altri interventi, con metodologie che, non, che rischiano di essere eh, come dire, eh, dannose per una situazione come questa di recupero. Perché ci sono utilizzo di um, materiali diversi, a volte molto poveri, a volte di, che non stanno assieme gli altri. Insomma, ogni volta che i tecnici entrano nel municipio trovano un problema. E purtroppo questa è la difficoltà nel ricostruire eh, opere storico-architettoniche. Storico ecco. È un po' triste come cosa, perché. Eh... Era, il nostro obiettivo era quello di portare immediatamente di nuovo il comune, il comune in centro eh, però questo sarà un po' più lungo del, del desiderato. Non posso, non posso ovviamente chiedere delle tempistiche certe, però no. nei dieci anni. Sì, no, io penso che in dieci anni, noi adesso abbiamo passato tre, io dico ho sempre detto dall'inizio che il nostro esempio è il Friuli, il Friuli eh, ha ricostruito esatto. in dieci-dodici anni, noi vorremmo ricostruire in dieci-dodici anni. E anche come, come dire, con l'idea che ricostruire non è solo una questione di, di, di pietre, ma è anche una questione di testa, è una questione di capacità di guardare oltre. Noi dobbiamo cogliere l'occasione della ricostruzione nostri, delle nostre comunità per mettere lì... Nuove cose nuove, adesso sto pensando: noi abbiamo eh, in questo contesto, siamo riusciti ad avere il Tecnopolo, eh, abbiamo l'idea di eh, fare una serie di interventi anche nel centro storico innovativo, il mercato coperto, cioè tutta una serie di cose nuove. Perché dobbiamo guardare oltre. Cioè eh, se l'impatto con la disgrazia del terremoto ci deve tagliare le gambe, già questo ci taglia le gambe, sarebbe un disastro. Noi invece dobbiamo avere la capacità di guardare oltre e di fare lo sla, avere uno slancio, eh, e credo che questo eh, sia importante. Poi bisogna anche, e qui eh, dico un'altra cosa: che proviamo ad essere innovativi anche nella forma de istituzionale dei nostri comuni. Noi qui, qui nell'area nord abbiamo. Una eh, unione dei comuni importante che ha fatto eh, sicuramente accelerare anche come dire, la, il benessere di quest'area, la capacità dei comuni di essere eh, presenti sui problemi. Adesso con la riforma istituzionale proposta credo che noi dobbiamo cogliere l'innovazione. L'idea delle fusioni dei comuni bisogna che sia un'idea che noi valutiamo appieno. Perché questo vorrebbe dire dare alle imprese, alla, alle famiglie, alla capacità di questo territorio di essere eh, competitivo una marcia in più. Avere un comune solo, un comune di oltre 50.000 abitanti, vorrebbe dire essere nei luoghi dove si decide, nella capacità di dare risposte razionali, eh, capace di dare anche spendere meglio le risorse e vorrebbe dire dare una forza ulteriore a questo territorio, che è un territorio all'avanguardia in Europa, perché al di là di tutto voi sapete bene che dal punto di vista del benessere è tra le prime le regioni Emilia Romagna ma il nostro territorio ancora, ancora meglio è uno tra i primi territori per benessere e qualità della vita in, in Europa. Assolutamente, una delle regioni più floride più floride, floride, diciamo, esatto. più floride. E perciò noi possiamo mandare mh, ai giornali la dichiarazione Maino Benatti vuole annettersi tutti i comuni esatto, della nord. Esatto, tra l'altro sta parlando con Felice. Insomma, per i San <ride> sarà molto dura questa, questa cosa, comunque no, a parte tutto, credo che ciò che conviene dal punto Però di vista amministrativo... Voi partite, voi partite da un punto di debolezza, se partite così partite ah, da sì. un punto di <ride> proprio, avete la coda di paglia, invece secondo me è, è, è l'interesse di tutti che va in quella direzione, Mirandola cioè, si metterà a disposizione con umiltà sapendo bene che il giorno dopo c'è un comune diverso, non c'è Mirandola, San Postidonio eccetera eccetera. Mirandola rimane, San Postidonio rimane, Cavezzo rimane, ma dal punto di vista amministrativo c'è una forza che adesso San Postidonio di sicuro non ha. Mirandola di sicuro non ha e San Felice di sicuro mm, esatto. non ha. Sì. Allora siamo arrivati... Nonostante abbiamo sì. vinto con l'83%. Eh vabbè, ma voi, <ride> voi siete... Non basta. Non basta <ride> siamo arrivati quindi in... Ci deve lasciare perché sono ormai, ormai, ormai scoccata l'ora, insomma. Della trasmissione Felix 5.9. Ci lasciamo con la canzone eh, che, che, naturalmente, è di tradizione. Chiediamo sempre all'ospite alla fine della sua partecipazione che è L'ombelico del mondo di Giovanotti. Eccoci! torniamo tacco musicale veramente lunghino eh, beh devo dire un ospite notevole no? è molto interessante siamo partiti bene voglio dire assolutamente così. sì no si parla di un ospite che comunque è molto alla mano è della nostra zona è il nostro accento anche perché Bignami non ha il nostro accento Bignami ha quell'accento bolognese eh? Bignami, poi lo invitiamo a tornare perché ci siamo divertiti molto quella puntata <ride> Alan Fabri in quanto ferrarese c'ha un po' è così un po <ride> po <sì>. è <ride> la L che vola no è bello è bello sentire comunque comunque ogni tanto c'è cioè, eh, qualcuno che sta sul pezzo nell'attualità locale qualcuno che comunque eh, si è impegnato per il nostro territorio e continua ad impegnarsi per il nostro territorio tant'è che è dovuto andare per un impegno istituzionale e poi tra l'altro è anche uno ferrato abbastanza sulle tematiche eh, sì. globali insomma europee sì. eccetera eccetera no, devo dire che siamo fortunati in, questo, in, questa sì. in questa zona abbiamo dei discreti amministratori Assu dai. per fortuna ci esponiamo, per, ci esponiamo. Ah, esatto ma appunto ma noi come tradizione ormai del, um, di Felix, voglio dire ringraziamo anche per questo Giorgio Guaitoli che seguirà da dietro le quinte d'ora in poi il programma, ci, for ci fornisce come sempre le notizie e c'è il bestiario della settimana, lo stupidario addirittura chiamato così dal, dall'espresso. Allora il titolo è l'arem di Micaela, riferito alla Biancofior, la deputata forzista, lo zapping di Therese, tutto il peggio del palazzo. Per la deputata forzista, la politica è un serraglio di arrivisti. Per la blogger Nuovo Volto di Forza Italia. Il merito del suo avvicinamento alla politica è della TV, Leggi e vota le sparate della settimana politica. Cioè, in pratica si parla di una ragazza comunque che si definisce forzista, e comunque penso sia organo forzista, adesso. Un organo forzista, sì, è una nuova blogger. Non è male. Penso che chi, è, chi seleziona è veramente un campione. È una Therese, Therese, Therese. immigrata, ma, ma è una, una, una ragazza. No, no, no. Beh, nel senso che comunque non credo sia autoctona, <ride> voglio dire. No, non mi sembra neanche. Ma ecco, appunto, ma senza fuori, cioè fuori dei denti. Cattiveri come la Lubamba ti ricordi con Salvini assolutamente sì Padani e Snot Italy esatto che la e è il, 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 il responsabile dell'ufficio immigrazione della Lega che anche lui è una, una persona di colore se non Tony, Wobby. Tony Wobby. Tony eh, ma che giro quel simpatico video in cui <ride> inneggia sempre al segretario leghista che Tony Wobby che salutiamo e che invitiamo in trasmissione qualora voglia ma posso dirlo non, non mi mancava la Bianco Fiore neanche a me sinceramente <ride> neanche a me la Bianco Fiore non, non mi è mai piaciuta No. Molto meglio Terese, devo dire. Therese, Therese, la, la cara Terese. Adesso continuiamo, diciamo le sparate di questa settimana. Le diciamo. sparate. Quante stelle dai? Beh, insomma, è, è ovvio, no? Il, il leader del Movimento 5 Stelle si parla di quante stelle dai, chiaro? 5. Beppe Grillo, l'incredibile <ride> missione del leader M5S, è intervenuto a sorpresa alla festa del Meetup di Brescia. Io ve lo dico sinceramente, noi nel 2013 quando abbiamo preso il 25% non eravamo pronti, abbiamo imbarcato chiunque dentro, lo vedete anche voi, dentro ci arriva gente che è un po' frustrata, gente che prima le ha provate tutte, persino Comunione e Liberazione. E eh, qua insomma, vedi, ha lanciato una stoccata ai transfughi e, e devo dire che i transfughi, tra l'altro nel Movimento 5 Stelle, sono ben 40 su 160 sì, esatto. deputati avevo uh, letto 18-18 e 18, ma più o meno si, insomma, si attestano su un, su un valore molto alto in ogni caso sì. rispetto anche agli altri, agli altri, agli altri gruppi parlamentari diciamo. ma io penso io ho letto in, questa, in questo sfogo diciamo di Beppe Grillo anche uh, una sorta di mh, non attacco a chi, a chi è il transfugo di turno che poi è da gennaio che non viene espulso nessuno eh. esatto sì c'è un momento di magra diciamo. esatto. Appunto, io vedo più che altro una vera critica anche costruttiva, eh, pro pro probabilmente. Appunto, eh, Beppe Grillo vuole posare le basi per ricostruire il movimento 5 Stelle dall'interno con appunto il direttorio di cinque persone. In cui eh, so ci sono Sibilio ehm, Di Battista, eh, Di Maio, eh, Fico Larruocco e Fico. E Fico. Mm. Esatto, ce lo ricordiamo tutti. Guarda. Ehm, Tra l'altro, fece un po' discutere anche quella decisione lì, Ah, guarda, dai in mano a cinque persone tutto il partito, tutto il movimento. Ci Quindi sarà sempre di cui discutere quando eh, si esatto. parla di persone che, appunto. App Appunto, eh, ci sono frustrati, gente che l'ha provate tutte, persino Comunione e Liberazione, citando Grillo. Io penso che appunto sia una critica a eh, chi si butta sul Movimento 5 Stelle come se fosse l'unica causa di vita. L'unica giustificazione della propria azione politica, della propria vita a un certo punto, perché poi si vede gente che si sposa con il rito 5 stelle. Mm. No, poi soprattutto ci sono personaggi, insomma, questo nei partiti, eh, nei, nei carri del vincitore momentanei, degli arrivisti che si lanciano appunto solo probabilmente per trovare un seggiola a Roma, quello è vero e sinceramente condivido questo pensiero di Grillo, non è una sparata questa secondo no, me, non, esatto, non credo sembra. rientri nel bestiario della settimana No, esatto. più che altro, no, chiudo, chiudo con Grillo eh, mi ha, ha fatto venire i brividi non mi ricordo, ah eh, mi ha fatto venire i brividi un, il fatto non mi ricordo in che, in che incontro pubblico, che ho sentito e ringrazio per il Movimento 5 Stelle. Rocco Casalino, che ci ha dato una mano gigantesca. Rocco, Rocco Casalino. <ride> Io con no, Reddice no. del Grande Fratello 1 che adesso si è buttato sulla politica con eh, diciamo risultati alterni. Mm. Diciamo. Giuliano Poletti. Molto Giuliano Poletti, il ministro del lavoro, sulla clamorosa svista relativa all'annuncio di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel primo semestre. Non erano 630.000, ma la metà. Sì, abbiamo sbagliato, un errore che si poteva evitare e che abbiamo corretto. Insomma, lui ha dato colpa ai suoi, al suo entourage, ai suoi tecnici del ministero, magari. Non lo so se, se era proprio così, forse è stato un clamoroso errore del ministro. Tu cosa ne pensi? Io penso che comunque sia meglio, cioè che abbiano fatto bene comunque a dirlo apertamente, cioè proprio onestamente, perché Sono se avessero detto ma c'è da controllare oppure come nei vecchi governi, mi ricordo i governi in Berlusconi come se fosse ieri, su che poi stanno barando, usano le percentuali di una volta. In base al tasso di disoccupazione attuale, sai, c'erano quelle... i sondaggi berlusconiani, di questo parlo. <ride> eh, esattamente, no, eh, voglio dire, meglio che lo dica lui piuttosto che glielo dica gli altri. Sono Molto onestamente apprezzo la sincerità. Michaela Biancofiore, oh. che abbiamo detto non è che ci piaccia tantissimo, eh? onorevole forzista da Miami con la sua cagnetta Puggy. Questa è una fonte del giornale. Possiamo... Per fortuna che c'è il giornale. Beh, esatto, no, altrimenti non esisterebbe Felix se non ci fossero i <ride> vari Dagospia, lo ricordiamo sempre: Dagospia, il giornale libero e quant'altro. Uh, dice la politica ormai è un harem di cooptati e di arrivisti. Beh, insomma, uh, Però non ha torto. È vero, è vero. Ma forse perché lei è cooptata, si sta, si sta facendo coptare, nel senso che Berlusconi non lo so, avrà deciso ah, di archiviarla. In un qualche modo non saprei sinceramente. Beh, voglio dire, eh, guardando anche dentro Forza Italia le vicende, mh, le vicende che ci sono state con eh, Fitto, con, le, con Verdini anche, eh. Eh, Forza Italia ormai è, un, è balcanizzata, diciamo. Mm -hmm. eh, la, il centrodestra è balcanizzato in senso ampio, Forza Italia in particolare si sta dividendo in tre o quattro fazioni. E eh, penso che abbia paura, oppure che comunque osservi una situazione che è effettivamente quella reale. Sì, di deflagrazione del partito. Assolutamente, Assolutamente sì. È un peccato perché Forza Italia mh, nel 1994 aveva anche dei, dei contenuti. Aveva sì. delle potenzialità, dei contenuti, purtroppo. Insomma, che sono sfruttati persona... in un certo modo che abbiamo visto tutti in questi anni. Come tra, cioè, citando Travaglio. Con tutto il consenso che, che ha avuto Berlusconi nel corso di vent'anni, avrebbe potuto cambiare l'Italia, invece, ha fatto solo i cazzi suoi. Perché non l'ha fatto? Fu quella famosa puntata di anno Bravo. zero, della, della pulitura Vedi. della seggiolina. Eh, Proprio quello lì: momenti, <ride> momenti di altissima televisione, <ride> grazie. Sì. Andiamo oltre. Gianluca, buon anno. Sinceramente, lo lascio a te, perché questo grazie. è veramente uno statista, l'eurodeputato padano. Sì, eh. Cosa farei? Al, una citazione, ovviamente. Cosa farei all'omicida di Palagonia, quello ivoriano? Se è vero che è stata violentata quella donna anziana, lo farei sodomizzare in piazza. <ride> Bene. Basta andare in un Shop e prendere una delle cose più importanti importanti Chiaro. di grandezza che hanno un fallo di gomma molto duro oppure un manganello della polizia che ovviamente è nei sexy shop pieno di, manganello, pieno della di manganello della polizia quello è un animale non è una persona e mi vanto di quello che dico cioè nonostante metti anche il carico metti eh. anche il 3 di coppia quando... Eh, <ride> quando non c'è sotto bastoni ma c'è sotto coppia, <ride> proprio eh, eh. quando, quando dici anche POM sul eh, tavolo. Vabbè, queste Bene. sono quelle classiche sparate nel mucchio che uno può anche dire, eh sì hai ragione, sai per quello che ha fatto Livoriano ci sta, però è una frase che... Io, Gianluca Bonanno. Eh, però, vabbè, l'ha detto, detto poi commento. alla zanzara, quindi insomma. Io... ci stava la citazione di Bonanno eh, in non quel contesto. Vogliono solo fare del casino, ma eh, Bonanno non è commentabile, perciò avanti. Beh, allora, se non è commentabile, passiamo a Luigi Brugnaro, neosindaco di Venezia, che l'ha messa, diciamo, in quel posto a Cassonne nelle ultime elezioni, forse inaspettatamente, forse aspettatamente, non si sa bene, all'aria d'estate, sul 7, dice: Il gay pride è una carne falata. Mi fa schifo. Proprio delicato, sì. <ride> Delica, drastico il ragazzo, non lo so, dipende, cioè, forse per certi versi è un po' una carnevalata, però non, non lo so, tu che sei molto più pro diritti degli omosessuali <ride> cosa ne pensi? Allora io posso dire questa cosa, eh, da un certo punto di vista il gay pride è effettivamente una carnevalata, oggettivamente, cioè non c'è poco da dire. Te, te, te. Vero, cioè. Per fare del casino, appunto, per, per, per sollevare l'interesse sul, sul movimento LGBT, e ci sarebbe chi mi direbbe LGBT e basta, no, LGBTI. E addirittura ci ha messo gli asessuali. Addirittura ci ha messo insomma, è una, è una gli sigla... ermafroditi, le lumache. <ride> è una sigla che si allunga sempre di più. E più vai a sinistra, e più aggiungono delle, delle, delle lettere a questo acronimo. Comunque, parlando di, di Brugnaro, Brugnaro eh, Ricordami Brugnaro, Luigi Brugnaro, l'attuale sindaco, sindaco di Venezia di centrodestra. È una sparata. Un... Cioè, sono opinioni personali che Magari... io condivido. Schifo già cioè nel senso che così ti schieri proprio apertamente, ti eh, alieni una parte di elettorato, ma insomma... Pi eh, più che altro in Italia fai anche, fa anche gioco facile. Sì, sì in Italia sì. fai anche gioco facile, ma, ma voglio dire, Brugnaro essendo del centrodestra non può tanto schierarsi da quella parte. Chiaro, chiaro. E sempre dal centrodestra, eh, rimaniamo sempre nella sponda di centrodestra e parliamo di Gianfranco Rotondi, un, un altro nuovo statista che si inventa con vabbè, sottotitolo niente, sarà più come prima ah. con rivoluzione cristiana voglio rinnovare totalmente l'offerta politica dei cattolici, nella cornice di una grossa autonomia dei vecchi partiti un politico vero sta in campo finché vive bam, hai capito? Proprio come, come, come il Movimento 5 Stelle C due come... mandati a casa, questo è il campo finché vive da una rivoluzione, parte rivoluzione cristiana, ecco perché il centro-destra è balcanizzato forse anche afganizzato addirittura eh, forse anche isisizzato eh. Comunque, niente, ci sono molti Pasdaran, diciamo così. Alla grande. Eh, Allam, direi di. Sentiamo eh, proprio sull'immigrazione, cerchiamo di tenere i toni bassi. Eh, sì. Il regista sì. è un po' agitato. Un po' agitato, ma mh, ha anche ragione. Il regista, ma comunque ne parleremo in un'altra puntata, <ride> magari. Sì. Parliamo di Franco Gabrielli. <ride> Franco Gabrielli, la stoccata del prefetto di Roma al termine della prima riunione operativa per organizzare il giubileo straordinario. Se sento il Sindaco Marino, certo, tra un'immersione e l'altra, e qui è una sorta di presa in giro verità, perché poi il Sindaco Marino, in quei giorni di gran frastuono no, nella capitale, era ai Caraibi. Effettivamente, questo è un autogol, secondo me, per il Sindaco Marino, mh, bastonato da tutte le parti, con persone. Da, di ogni fazione politica, anche del suo partito, del nostro partito, che è, do, mio, voglio dire, no, perché tu, tu no, di sicuro, il nostro, il, sicuro <ride> il nostro presidente, no, mi dispiace di aver detto nostro, anche dentro il suo partito di fare le scarpe, esatto, diciamo, esatto. Eh, non doveva dare alibi. Ma tu, se fossi sindaco, no? E ti affiancassero tutti i tutori, ti dimetteresti oppure rimarresti al tuo posto? Cioè, nel senso, se tu se fosse proprio palesata al grande pubblico tutta la tua incapacità, rimarresti al tuo posto? oppure Ma Marino è effettivamente incapace? Non lo so. Questo secondo me, secondo me, è una persona onesta che però si trova in una situazione complicata, lo dicevo anche nelle puntate prima di Felix con il Buon Giorgione. Io mi dimetterei perché, proprio, è come un, un pensarmi completamente eh, incapace. Quindi lascerei al prossimo Dato che comunque, gli onori di esatto. gestire Roma in una situazione onori, del genere gli onori di, e gli oneri soprattutto gli onori e gli oneri di, di, ci sarebbe da buttarla giù tutta Roma culturalmente e mentalmente e questo è il problema e, che, e Marino ci sta, ci sta provando nonostante oh, oddio, eh. c'è un Umberto Smaila qua che mi salta fuori e ne parleremo dopo non dopo la, non dopo la, dopo la canzone mandiamo una canzone e poi dopo finiamo con Smaila assolutamente e sulle note di cambio dei Negrita Leggiamo proprio l'ultimissimo. L'ultimissimo personaggio del bestiario della settimana, abbiamo detto: Smaila, Smaila lo bypassiamo. Leggiamo Fabio Bergamini perché è il sindaco di Bondeno, finito sull'Espresso. Eh, lancia un'interessante proposta, insomma, per modo di dire. Aliquote Tasi e IMU al massimo per chi ospita presunti profughi in case o strutture di sua proprietà. Mi sembra tanto propaganda. Eh, eh beh, certo, è il leghismo, leghismo statalista, diciamo. È il leghismo attuale. Eh, es esatto, è, è il leghismo, leghismo che vuole, vuole intervenire anche sulle case dei privati. E, diciamo un, un, da bestiario da bestiario da, da bestiario. bestiario, allora, noi siamo veramente in chiusura. Eh, chiudiamo appunto con Fabio Bergamini: eh, il bestiario dell'Espresso. Chiudiamo la puntata di Felix con l'ospite che è stato Maino Benatti, sindaco di Mirandola lunedì prossimo, eh, con un altro ospite, dalle 19:30 alle 21. Io Nicola Guicciardi. Ruben Giovannoni di fianco a me in regia Morgan vi lasciamo eh, ad, um, siamo alla frutta di Alessandro Bassoli. Ciao a tutti, ci vediamo lunedì. Ciao. 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 Ci vediamo lunedì. Ciao.